E siamo di nuovo qui, come tutte le settimane, per il nostro percorso angelico e per vedere che cosa hanno da consigliarci gli angeli. Questa volta vi chiederò di fare un bel respiro profondo e se avete una domanda, questo è il momento, di lanciarla nell'universo e vediamo qual è il punto focale che, i tarocchi Zen ci segnalano. E la carta è momento per momento, quindi è un incoraggiamento a osservare ciò che succede senza preoccuparsi del futuro, ma più semplicemente mettere un piede davanti all'altro, vedete questo monaco è in equilibrio e cerca con sicurezza il suo passo successivo. Quindi in realtà, momento per momento, ci dice anche non avere fretta. Raccomandazione degli angeli, degli elementi, rafforza la tua voglia di vivere, quindi non disperare. Ciò che devi fare è vicino a te, ma non disperarti e non preoccuparti. Gli arcani solari ci parlano di integrazione, quindi ti stanno dicendo non sei solo in questa avventura. Fatti aiutare dagli altri e cerca di integrare anche ciò che è dentro di te, quindi i pensieri con la concretezza, cerca di armonizzare te stesso per continuare nel tuo percorso. E infine la carta di Thoth ci parla di equilibrio e anche di cambiamento, quindi è un incoraggiamento a cambiare, muovendo la tua situazione in modo che non resti statica e invece ti porti equilibrio. Ed ecco la risposta completa. Vivi momento per momento, non preoccuparti del domani. Rafforza la tua voglia di vivere, quindi stai tranquillo perché le cose cambieranno e cambieranno soprattutto se riesci a attivare un'integrazione. Questa integrazione è anche tra i tuoi pensieri, le tue preoccupazioni e la concretezza. E di nuovo Thoth ti incoraggia perché ti dice troverai un nuovo equilibrio e le cose sicuramente miglioreranno. Anche per questa settimana ho finito, per cui ci rivediamo poi col successivo percorso. Vi ricordo che se volete entrare in contatto con me, qui sotto scorre l'indirizzo del mio sito e quindi avete la possibilità di contattarmi. Seguitemi su Instagram, seguitemi su Clubhouse, seguitemi su Facebook. Mi trovate in diretta tutti i giovedì sera e tutti alle domeniche mattina. E in ultimo, se vi piace quello che vi racconto, se vi piace quello che vi dico, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella, così sapete sempre quando pubblico qualcosa di nuovo. Bene, augurandovi una settimana piena di sorriso e quindi piena anche di opportunità. Vi mando tanta luce degli angeli, love su Rabi e alla prossima. Vi aspetto.